Ciao Giovanni! Ciao Graziana! Come ti senti? Tranquillo! Io so che tutti i giorni vai a giocare a burraco, vero? Sì, è la mia passione. La tua passione. Poi giochi a tennis? Tennis. Cerco di mantenermi in vita, diciamo, di non stare in casa tutti i giorni. Ecco. Però so che tempo indietro eri triste. Sì, c'avevo un grosso problema. E quindi non ti divertivi neppure tanto in queste attività ricreative, perché avevi questo problema dentro. Sì, più che altro quando andavo a mangiare fuori, ai ristoranti, oppure a parlare con le persone, avevo questo problema di questi denti che mi andavano via in continuazione. Ti andavano via perché avevi una protesi nella parte inferiore che si muoveva. Sì. Da 5 denti erano rimasti solo 2 e non me lo reggevano male l'apparecchio. Nella parte superiore avevi uno, come sempre adesso, mobile, sì. Uno scheletrato, ma poi spiegheremo che cosa hai fatto per rinnovare il tutto. Sì. Allora, torniamo a come vivevi. Vivevi, mi dicevi, con sacrificio. Sì. Spiegami questo concetto. Perché ero sempre impaurito, prima di tutto, di perderli. Poi, quando andavo a mangiare o mangiavo in casa, ogni poco mi dovevo alzare perché mi andavano via dalla bocca. E niente, era una vita un po' con gli amici, a giocare a burraco, sempre paura di questi denti che mi cadessero. Niente, allora un giorno ho preso una decisione e dico: guarda, vado in una clinica a sentire quello che si può fare. Questa clinica purtroppo mi ha tagliato le gambe, non sto a fare il nome perché non è corretto, dicendomi che non avevo soluzione perché avevo poco osso. E quindi gli dissi: e che cosa devo fare? Signore, alla sua età si deve fare solo la dentiera. Queste parole mi hanno sconvolto. Io sono tornato a casa, mia moglie dice: ma che ti hanno fatto? Niente. Mi hanno messo giù, mi hanno detto devo fare la dentiera. Nulla. E ho passato alcuni giorni sempre a pensare a questo che mi avevano detto. Poi un giorno mia moglie ha trovato che il dottor Cesare Paoleschi faceva gli impianti anche con poco osso. Ho detto: questo fa per me. Ho preso il telefono, ho chiamato la sede più vicina, che era Scandicci. Dove siamo oggi? Dove siamo oggi, sì. Mi sono trovato benissimo. Che è successo però? Raccontami. È successo che... Ti ha detto quando il dottor Cesare ti ha guardato, ha visto le tue panoramiche? Cosa ha detto? Ha detto che si può intervenire, era un lavoro da farsi. Io sono rimasto abbastanza contento e fiducioso, diciamo. Ecco. Sedazione, addormentamento dolce, sì. E quindi intervento. Hai messo 4 impianti nella parte inferiore. Poi dopo una settimana mi hanno messo i denti. Hai fatto un carico immediato, si può sì, dire. Sì, ho fatto abbastanza veloce, contentissimo. Anzi, posso ringraziare le ragazze di qui che mi hanno sempre assistito. E incoraggiato. E, insomma, sono entusiasta. Suggerirei a tutti di venire qui se hanno questi problemi. Insomma, il dottor Cesare ti ha dato la tua volontà, sì, di vivere. Sì, mi ha dato la seconda vita, diciamo, ecco. Davvero. E il sacrificio non lo fai più adesso? No, ora è tutto un altro vivere, tutto un altro vivere. Quando mangio, quando parlo, mi sento molto più libero. Sono stato un mese in ferie, ora all'Elba. Se avevo quel problema di prima ero un disgraziato, invece così sono andato tranquillo a mangiare fuori, ho fatto tutto, niente. Quindi nella parte inferiore hai una protesi fissa, sì. Avendo trovato lo spazio per inserire i 4 impianti. Sì. Nella parte superiore tu avevi uno scheletrato, quindi hai ristrutturato, anche sopra, restaurato la parte superiore. Sì, ho rimesso a nuovo tutto, diciamo, ecco. Hai fatto una vita molto socievole tu, perché sei stato un venditore, hai parlato, sì, con molta gente. Con tanta gente. Ti eri ritrovato? Ho girato tanto mondo. Hai girato tanto mondo. Perché ho la sfortuna di non avere figli e allora ho girato il mondo. Tanto mondo. Tanto. Però sin da piccolo hai avuto problemi di, sì, denti, vero? Sì, fin da piccolo. Da quando andavo alle elementari mia madre mi portava dal dentista. E a 20 anni già vivevi queste, sì, sì, purtroppo, sì, situazioni. Adesso ne hai 70 finiti? 4, quasi 5. 74. 74. E faccio un bel sorriso? Sì. Sei felice? Sì, ora sì. Sì, tranquillo.
Tua moglie è stata un grande aiuto. Sì, è stata lei che ha scoperto tutto, infatti la devo ringraziare per questo. E vuoi ringraziare anche il dottor Cesare? Certamente, il dottor Cesare in prima persona, lui è il primo che ringrazio. Cosa ti disse prima dell'intervento? Mi disse: sono il dottor Cesare Paoleschi, ora proceda all'intervento. Gli dissi: io, dottore, io mi metto nelle sue mani, faccia lei. Questo. E questo è stato? E questo è stato, e sì. Il risultato è stato? Buonissimo, contentissimo. Senti, ti faccio una domanda un po' personale, se vuoi puoi non rispondermi. Hai speso molto? Ma spendere ho speso, però non vado alla spesa. Quando il lavoro è fatto bene non vado a spese. No. Grazie per questa chiacchierata. Prego, grazie a te. Buona vita. Grazie, grazie.